Veramente. Cioè, mi sono fatto 9 basement col danno base, proprio no. Questa sarà dura, secondo me. Questa sarà un sacco dura, fino a Mega Satana. Con Eve. Sono sempre col dubbio che non so se usare la lametta, però conviene alla fine, se no è troppo complicato. Direi assolutamente. Ah, posso scegliere. Ok. Era veramente tanto che non la usavo Eve. Mi sto trovando malino. Devo riprenderci la mano. Quantomeno avrò una buona fornitura di pillole, appunto. Beh, non possono ucciderci per il momento. Ok, quello è buono per dopo. Conviene farsi il boss subito? Speriamo che non si... Io proverei le pillole quasi quasi, però non vorrei rovinarmi. Finiamo di esplorare, magari c'è un Soul Heart da qualche parte. E invece no. Ok. Potrebbe essere qui sotto. E non c'è. Allora l'unica alternativa è qui sotto. Però io lo faccio da qua. Molto bene. Devo per forza cominciare. Tears Up è ottimo. Addicted in questo momento è indifferente. Tears Down è male, però. Adesso l'abbiamo identificato, comunque ci abbiamo un Tears Up. E Feels Like I'm Walking on Sunshine non è buono, però. Comunque si può usare. The Haunt, come temevo. Però se va male uso la pillola. Ah, mi aveva quasi colpito. Ok, cazzo, me ne sono giocato uno già. Ok. Per fortuna sta facendo sempre questo. Non la sto più colpendo. Ok, perfetto. Questa pillola non l'ho presa. Relax, va bene. Va bene, adesso mi posso rilassare, sì. Non scordiamoci del cuore bianco. E il teletrasporto io lo lascio dove sta perché non mi può servire. A questo punto prendiamo anche questo. E ora vedo un po' di gente nella chat. Chissà che lingua parla. Do you speak English? D'accordo. Non pretendo che parlino, però sapere se ci sono aiuta. E vabbè, pazienza, staranno, poi la metto su YouTube, pure che rimane senza tanta attività nella chat, non mi piace comunque. Ok, non era quello al centro che dovevo fare, perfetto. Questa pillola però per il momento la lascerei dove sta. Io vorrei tantissimo trovare l'oggetto, sperando che sia un oggetto buono, però questa è una run difficile.
O almeno vedere i punteggi mi ha fatto pensare così, quindi cercherò di essere molto cauto. A momenti me la perdevo. Cercherò di essere molto cauto e di non puntare a fare niente di straordinario, cercherò solo di sopravvivere. Sperando non sia una grossa impresa. Altre pillole. Ipecac. Io me la collo l'Ipecac. Ora capisco perché la gente c'è morta. Androsi, bello. Full health. Va benissimo. Allora, a questo punto stare in stato di War of Babylon è sempre gradito, ma non è più assolutamente un requisito per la vittoria. Ok, questa stanza, ecco, me l'aspettavo molto pericolosa. Nemici piccoli e veloci. Primo danno della partita. Ma contro il boss ce la dovremmo cavare meglio. Little Horn. Nessun problema. Riuscissi a colpirlo un po' meglio. Non dovrei essermi fatto male, infatti. Meno male. Sono riuscito a evitare danni usando la lunetta in tempo. Ok, questo si fa interessante com'è. Peccato che niente di questo sia effettivamente interessante come amuleto. Io prenderei questo giusto per avere qualcosa. Beh, questo patto mi sembra ovvio che prenderemo solo quello a destra. The Mark? The Mark. Perché ci dà anche un Soul Heart, come ricordavo. Bene. Che altro c'è in questo piano da esplorare? Stanza della sfida io potrei anche farcelo un salto. Giusto per vedere cosa c'è dentro. Tanto poi i cuori li recuperiamo. Non me la sento. Furia di usare quest'affare dovremmo ingoiare l'amuleto, non che ci serva questo. Magari usiamo questa tattica in un momento in cui è utile. Lì mi piacerebbe entrarci, però per il momento mi sa che è un po' off limits. O almeno io voglio che lo rimanga. C'è un modo per colpire lì? Mi sa che userò una bomba. Questo entrambi me lo posso portare. Niente, perché mi ero fissato che c'era una stanza segreta lì? Non vedo perché avrebbe dovuto esserci. Anzi, forse non era proprio possibile. Ok. Un'altra pillola è un altro Androsi? No. È un Orf. Ok. Va bene anche un Orf. Ok, abbiamo trovato la stanza segreta, direi. Non rischiamo. L'unica cosa che serve è un modo per generare vita, perché dal punto di vista offensivo ci siamo. Addicted proprio no. Beh, è abbastanza. Questo aumenta le chance di trovare dei Soul Heart, che sono quello che alla fine noi stiamo cercando principalmente. Benissimo. E infine, ecco, questo già è un amuleto che mi serve. Cazzo, mi ha distratto il suono. Non ho preso danno alla fine comunque. Benissimo. Ok, è successo subito. Sarei rimasto qui ulteriormente se ne fosse valsa la pena. Cazzo, lo sapevo. L'ho visto però, ho detto magari non mi colpisce l'esplosione. E qui vado in stato di War of Babylon forzato. Per questo motivo qui.
Ok, dunque, il dessert lo prendiamo. Qua torniamo a full vita. Poi ci riprendiamo questo perché non abbiamo motivo di non farlo. Mi piacerebbe poter prendere quello, ma non si può. Molto meglio questo. E a questo punto io lascerei anche il piano. Perché se ci affrettiamo magari riusciamo in quello in cui hanno fallito gli altri, giusto? Questo non devo assolutamente tenerlo in considerazione. Allora, ok, non l'abbiamo colpato, ma valeva la pena provare, giusto, giusto. Vediamo se sarà il caso di entrare lì dentro. Slot non dovrebbe essere un grosso problema. Destarse mi piace. Destarse mi piace e ci pensiamo dopo. Quello pure, però non abbiamo comunque il volo. Quelle mosche lì che spariamo sono portentose. Oddio. Ok, altre pillole. Le abbiamo esaminate quasi tutte. Il Black Lotus. Questa è una cosa abbastanza fortuita. Nonostante il seed sia lo stesso per tutti. Verp è un tears up, ottimo. Quindi a questo punto, vista la situazione, io entrerei qui dentro. E non lo premo, sì lo premo. Non lo dovevo premere, ma non importa. Non abbiamo ancora gulpato il trinket, ma va bene anche così. Arriverà il suo momento. Se riusciamo a gulparlo, perché questo è veramente buono e lo vorrei tenere, quello assolutamente no. Quindi va bene anche così. Vediamo cosa c'è da questa parte. Soldi. Parte di questi dovrei poterli raccogliere. Forse una piccola parte. Forse non vale nemmeno la pena di perdere questo tempo qui. Però è divertente. Ah, giusto, che vogliono dire anche chiavi, che poi non mi servono nessuna delle due, ma sono punti. Va bene così, dai, basta. Anzi, facciamo 1 e 2. Assolutamente non ci penso nemmeno. Perché no? Diciamo, ce lo teniamo come failsafe. Cos'era questa pillola? Perché ci sono così tante pillole? Normalmente la rotazione è più piccola. Non lo so, in realtà non mi ricordo. Burp. Vogliamo un altro one makes you small? È troppo lontano da raggiungere. Quindi no. Ok. Volendo possiamo comprare qualcosa, quindi rirolliamo nella speranza che ci esca qualcosa che valga davvero la pena. I sacchetti. Forse i sacchetti tornano utili perché, dato che noi generiamo comunque le pillole, magari e le chiavi, magari ogni tanto queste cose si trasformano in sacchetti. Quello è carino, però non posso dire di volerlo permanentemente. Ok, anche questa è fatta. Orf non mi interessa. Boss fatto fuori in un attimo. Cioè, non è il vero boss del piano, però insomma. Ok. E a questo punto ci diamo anche quello lì, che ci si aumenta le chance di patto ulteriormente.
Mi piacerebbe essere a full vita in questo momento, però non importa. Gurdy non dovrebbe rappresentare un grosso problema. Sono più preoccupato per i minion che genera in realtà, perché lui almeno è immobile. Tra l'altro lui non spara, è la versione che non spara, mi sa. Ok, ha funzionato, diciamo. Lil Brimstone è carino, ma non lo useremo mai. Seven Seals è carino, però è rischioso. Quindi io lascerei completamente perdere questo patto. Prendiamo belli button, così possiamo portare due amuleti. Rosary Bead non mi ricordo con precisione cosa fa. Mi sembra che ci fa trovare più cuori bianchi oppure aumenta le chance di patto angeli. In ogni caso per il momento è irrilevante. Vediamo cosa ci esce. Drowsy, Relax, Hematemesis. One makes you smart. Allora, Necropolis 1. Io potrei fuggire, però in realtà preferirei andare subito qua. The Soul è gradito, assolutamente. Questo sono stupido io. Relax. Giusto, rilassati. Poi relax, un altro non mi serve. E questo Andrausi me lo volevo portare comunque, se non dalla boss rush, da Ash. Ora non so se riusciremo a fare l'una o l'altra, ma si spera di sì. Certo, poter uscire dal combattimento di mamma è utile, però comunque dobbiamo andare a un certo passo. Quindi non credo che sia utile usarlo subito. Invece ci siamo tolti subito, cazzo, eh! Che fastidio! Ok. Bene. Tears up va bene. Abbiamo sprecato del tempo. Mi sono scordato di usarlo all'uscita a questo punto, visto che abbiamo fatto così. No. No, non lo prendo perché spara dei piccoli colpi di Ipecac. Può essere gradito, però il fatto che lo faccia in maniera un po' irregolare. No, in realtà è irregolare. Non lo so, lo voglio prendere. Mi serve tutta questa potenza offensiva? Ma forse sì. Guardate come mi rovino con le mie stesse mani. Speriamo bene. Eppure lontanuccio, devo sempre considerare questa cosa, non lo faccio mai. Perse un'altra pillola interessante che per il momento non possiamo usare. Spero che la strada sia giusta e non lo è ovviamente. Ok. The Hierophant. Ok. Ho trovato un'altra Indrausi, perfetto. Ah no, è quello di prima, giusto? Non sta andando molto spedita. Puttana Eva. Puttana Eva proprio. In sta partita non si può sentire. Dai, è per esclusione, cazzo. Com'è che non riesco a trovare l'uscita? Va bene, ho trovato la stanza segreta in compenso. E vale assolutamente la pena uccidere quel tizio. C'è il negozio. Non abbiamo tutti sti soldi, ma li avremo, sì. Questo ci serve solo per un'altra stanza, non ne vale la pena. Quello no. Per un attimo avevo visto lo stopwatch. Quello neanche. E niente. Abbiamo perso tempo.
non ho tempo da perdere ulteriore, quindi perdonatemi, approccio un po' brutale. Niente, non c'è. C'era una roccia tinta, non mi serve in questo momento, ma magari ci torno dopo. Aumento di velocità lo prendo. Krampus, se mi dà il carbone sono stracontento, grazie. Ok, cosa devo fare? La roccia tinta. Perfetto, tempo perso. 2 minuti e mezzo per arrivare lì. Quanti spettatori siamo? Sempre 3 spettatori. Però ne leggo molti di più nella chat, non lo so per quale motivo. Quindi 1,73 di velocità vuol dire che non devo necessariamente usare il War of Babylon per arrivare prima. Però sono assolutamente disposto a bombardare qualsiasi uscita per velocizzare e devo smettere di aprire i bauli, devo correre. Devo correre perché si può fare. Devo smettere di prestare attenzione a queste cose, però a questo punto la stanza del tesoro conviene visitarla. Credo che questa possa essere una discreta aggiunta e non ho tempo per ragionare ancora, quindi va bene così. Questi riprendo solo perché sono di passaggio. A questo punto andiamo giù. Sperando che sia questa la strada giusta. Ok, calma. Piccolo cieco. Il tempo basta, però non si è mai troppo cauti. Cioè, adesso che so dov'è posso pure organizzarmi per esplorare un pochino il piano. Però forse non è il caso, perché mamma con Ipecac non è una bella combinazione. Cioè può essere... Beh no, in realtà non era Ipecac, è più il Dottor Fetus il problema. Con Ipecac ce la stiamo gestendo bene, però è sempre pericolosa. Quindi... pure avvelenata. Ok. Niente patto, addicted non mi serve. Francamente manco il negativo. A questo punto la cosa triste è che l'unica cosa decente qui è il veleno. Spero di fare un utilizzo abbastanza intelligente della lametta per evitare di prendere danni. Poi lì non mi aspettavo di prendere danno, quindi ok. In qualche modo sta funzionando. Basta tenersi a debita distanza da tutto ciò che fa male. Si bombarda a tappeto. Sono tentato di usare Andrausi. Però onestamente Dash mi farebbe molto più piacere. Ok, ho preso un cuore d'osso, lo volevo riempire ma mi sono fatto malissimo i calcoli, mi ero dimenticato come funzionasse. Lo faccio solo per prendere un attimo di respiro. Vabbè che lo posso anche toccare per avvelenarlo. Madonna quanto sono imbecille. Ipecac è tuo amico, non farti male con Ipecac. Perfetto. Cazzo! Non mi ricordo che cos'ho che mi cura, onestamente. Ah, la... l'anguilla lì, la... insomma.
Ok, mi aspettavo proprio lui. Non so cosa sia l'altro. Ok, adesso lo so, perfetto. Anche se me l'aspettavo non capivo come si stesse muovendo. No, addicted no. Non li devo far avvicinare. Ah, puttana. Speriamo che non mi colpisca all'improvviso quell'altro. Ecco. Basta. Che almeno uno è fatto fuori. Perfetto. Dovrebbe scendere di lì. Niente. È morto. Bene. Bene. Non posso usare la pillola. Non posso usare questa pillola perché se ho una telepills sono veramente rovinato. E mi sono rovinato con le mie stesse mani. Aiuto. Perfetto, anche Ragman non dovrebbe essere un grosso problema. Dovrei usare la tattica che mi danneggio con la lametta e poi vado contro di loro, tipo così, così li avveleno. Anche perché sembra che funzioni. Se ha generato qualche cuore nero anche meglio, ma non ci spero troppo. Mannaggia. Ok. Devo riprendere un attimo il fiato. Allora. Addicted no. Questa no. Queste pillole che non so cosa fanno, non mi conviene sperimentare. Dai, che The Fallen è il peggio, poi il resto si fa facilmente, relativamente parlando. C'è un cuore nero. Ok. Io penso che la foglia sia un'ottima idea. Poi, Andrausi è quella che mi serve. E tutte queste altre nemmeno le provo. Va bene, dov'è l'uscita? Di qua. Niente rocce tinte. A questo punto io prenderei anche il negativo, però sinceramente ho seri dubbi che avrà una qualche utilità. La chat che dice? Niente. Che palle che non lo posso impostare in italiano la lingua. No, non devo perdere tempo. Mi sono scordato che c'è un'altra scadenza. Attenzione. Oh, come cazzo ho fatto a non prendere danno? Non lo so. Potevo anche rimanere immobile in alternativa. Sarebbe bellissimo avere l'immunità dalle esplosioni. Sarebbe un sogno. Per l'appunto un sogno.
Già non c'ho tempo soprattutto. A proposito, che tiro che ho fatto, peccato che sia stato inutile. Però è stato un bel tiro, molto preciso. Io non riesco a farlo. No, devo scappare perché questi piani sono lunghi e io non se ne vede la fine proprio. Non vorrei che mi rovina qualcosa a prendere quello. Allora, la lingua, onestamente non c'è motivo di non prenderla, quindi la prendiamo e poi scappiamo, basta, il boss sarà qui, infatti. Come prima però piani più lunghi. Loghi non è assolutamente un problema, l'abbiamo sconfitto poco fa mi sembra. Basterebbe colpirlo. Male. Francamente, io non prendo niente e vado avanti. Devo correre. Speriamo che non ci sia nessuna maledizione, nessuna maledizione. Ok. Ogni vicolo cieco si torna indietro. Tranne questo ovviamente. Non perdo neanche tempo a combatterli. Questi li faccio fuori così. Questo basta che lo tocca la mosca. Ce la posso fare. Sì. Ok, se la strada è giusta dovremmo farcela. Se la strada è giusta. La strada è giusta. Piacerebbe posizionarmi in maniera che il famiglio possa sparare pure lui lì per cacchio, però... Niente, niente patto, vabbè. Niente messaggi in chat. Va bene, niente, manco qua. Il tempo c'è, quindi un ulteriore giro io lo promuoverei. Avrei... Molto bene. Non so perché il computer abbia deciso di fare questa cosa, ma... Ok. Magari se avessi ucciso questo avrei beccato un altro patto, chi lo sa. Abbiamo ancora un minuto. The Chariot. Un altro minuto ci basta. No. No. No? Sì. Ok. Possiamo andare. A vita piena, tra l'altro, con I'm Drowsy, Ash non dovrebbe essere un problema. Dobbiamo fare Ash, sì, sì. Però poi non dobbiamo fare Delirium. Poi si va dritti da Mega Satana. Non drittissimi, però dritti. Ok, questo lo prendo. Punti. Ma sì. No, questo è parecchio buono. Ok, come non detto, non che serve in realtà. Quanta roba. Allora, questo è indiscutibile. Questo mi sembra ottimo pure. L'unica cosa che posso fare ulteriormente è rompere tutte le rocce qui. Magari ci esce un crawl space. Tanto adesso siamo con calma. Pace, calma.
Nessuno che ci insegue. E a quel punto prenderei anche Zodiac, che ci ha abbassato la velocità. Sì, perché è Taurus in questo piano. Quel cuore bianco lo perderemo, spero che siate preparati all'idea, perché se lo riterrò opportuno userò la lametta. Va bene. Cazzo. Questa è la prima forma. Mi ero scordato, cioè siamo rimasti troppo a lungo. Vabbè, non dovrebbe essere complicato. Nella peggiore delle ipotesi parcheggio il personaggio e lascio fare tutto alla sanguisuga. Ah, giusto che io c'ho anche The Soul che deflette i proiettili. Quindi siamo a cavallo. Tutto bene. Aprirsi un varco non dovrebbe essere complicato. In effetti ci sta curando, quindi comincio a pensare che sia intelligente usarlo. Sono un imbecille proprio. Dovremmo essere al sicuro. Dovremmo. Forse curami un pochino. Abbiamo colpato qualcosa. Ok, forse qui siamo al sicuro, ma no. Cazzo, la mosca non l'avevo proprio vista. Ma io sono scemo che non ho usato Endrausi. Ma perché? Me lo so portato fin qui se no. Ma che cazzo. La buona notizia è che non ne stavo sentendo il bisogno. Ero così fiducioso. E quella che era una run. Mi sono distratto. Mi sono distratto. Quello che era una run facile, stavo dicendo, sta diventando facilissima. Però ho preso un sacco di danni veramente stupidissimi qui. E queste scie qui sono il motivo principale per cui ho preso il volo prima di fare Ash. Sono immortale! Per incontrare più campioni, ma perché no? Speriamo che non ci arrivi, come si chiama,
all'ultimo piano il Libra che magari ci rende difficoltoso fare danni. Aiuto, aiuto. Ci ha protetto Infamous. Io questo lo prenderei, tra i baby mi piace, è utile. Direi che la seconda siringa male non fa. Molto bene, meno male che sono stato attento a non farlo prima. Momento di panico. Bella. Bella anche questa. Sì. Dobbiamo solo esplorare, quindi con calma. Abbiamo già trovato la nostra destinazione. Questo tizio, stavo pensando se ha senso dargli soldi. Non che i soldi siano un problema, però insomma. Se ci fosse stato un modo di rirollare l'oggetto, sì. Comunque mi confonde un sacco Gemini col personaggio così piccolo. Raw Liver, no. Non riesco a immaginare una buona ragione per prenderlo. Abbiamo un buon bilanciamento tra Soul Art e Cuori Rossi, direi. Quasi perfetto. O forse addirittura perfetto. Per la run in corso. Niente, stanze segrete le abbiamo trovate entrambe. Attenzione. Piano sembra che sia ancora un po' lungo. Ricordiamoci che ciascuna delle mosche che generiamo all'inizio di ogni stanza fa un danno pari a 100... niente, non ce la faccio a calcolare il numero adesso. Comunque 100 virgola 50 61. Vabbè, poi farò con una calcolatrice oppure anche a mente, ma non ho voglia di mettere pausa e farmi un calcolo. Non mi sembra un modo molto intrattenente di portare avanti una run che è quasi terminata. Ci manca Satana e poi il fratello maggiore. Che chiunque ha letto la Bibbia sa, il fratello maggiore di Satana è Mega Satana.
cazzo, non vedo il mio personaggio. Ho preso più danni di quanto avrei voluto prenderne. Frase che si può usare in qualsiasi contesto, ma no, non si va da Delirium. Ok, Darkroom, ragni e altri ragni e sacchetti. Beh, non abbiamo libra. Niente, niente. Ho scoperto che dato che si possono avvelenare anche le maschere, tanto vale farlo. Benissimo. Tearstone. Veramente benissimo. Ok, stavo per usare la lametta di nuovo. Perciò Gridbat è morto, quindi non ho alcuna idea di come sarà questo punteggio. Certamente non sarà ottimo se continuo a prendere danni. E muori. Sparato alla velocità della luce. Quasi quasi la lascio quella chest. Cioè, non permanentemente, però magari trovo qualcos'altro. Potrebbe essere carino. Non sono... Però in effetti... È più utile della lametta, che alla fine ne faccio un utilizzo ormai del tutto marginale. Molto bene. Non so come ho fatto a sparare in quella direzione e a non prendere danno. Quindi sono due cose che non so, però. Va bene. Agalad. Onestamente dubito. Quanto odio Death. Però alla fine di questa stanza almeno dovremmo generare un po' di roba. Chi c'è ancora? Tu. Tutta questa roba. Ok. No. Però posso usare la lametta se proprio ci tengo ad aprire qualcosa, che potrebbe valerne la pena, che non si sa mai. Infatti credo proprio che lo farò. Top. Possiamo fare prima tutto il giro. Funziona? No, non funziona oltre un tot, giusto. Però non importa. Non importa proprio. Che sono un idiota, non importa. Mi sono andato in pappa.
No, grazie. Veramente no. Ok. È fattibile. Ok. Quindi. Sia di qua. Prendo la lametta. Tra l'altro. Oh no, non abbiamo ancora finito di esplorare. Uso la lametta. Mi fa assorbire i cosi, ma non mi dà niente, va bene, questo lo lascio ancora lì. Stavo per prendere lo Steam Sale. Aiuto. La terza siringa non è la più utile in questo momento, però la prendo. Cazzo, un moltiplicatore di danno, sì. Come se servisse, cioè. Il cerchio continua. Il cerchio della vita. Basta. Andrà, sì. La carta di credito, onestamente. Dubito che finiremo a un patto. Però se trovo una cesta rossa. Ma poi chi se ne frega in realtà. Ok, non abbiamo trovato. Qui non può esserci, no. La super segreta non. Cazzo, mi è scivolato il dito. La super segreta non l'abbiamo trovata. Potrebbe essere più o meno ovunque. Potrebbe essere qui. Potrebbe essere qui. E potrebbe essere qui. Potrei non avere più tanta voglia di cercarla. Tipo qua. O qua. O qua. Oppure mi vado a prendere il cuore e me ne vado. Tipo qua. Niente. Va bene. Adesso non è che ci possiamo morire qua dentro. Devastato proprio. Ovviamente non finisce così, però insomma. Non ricordavo di questo boss. Sto aspettando gli angeli. L'angelo. E angelo numero 2. Porca puttana. Va bene, dai. Presto scopriremo come ci siamo posizionati. Non penso di aver giocato troppo bene in realtà. Infatti. Beh, meglio dei miei amici almeno, ma.
sto invecchiando. Non sono più bravo come una volta.